Amici e amiche carissime, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi La sana dottrina cattolica, in cui questa sera continuiamo a parlare dei sacramenti che ci preparano alla buona morte, vorrebbe anche essere il titolo di questa catechesi. Come ci si prepara ad una buona morte? Abbiamo visto la volta scorsa che la nostra vita terrena è un cammino, è un cammino verso la patria, un cammino verso l'incontro con il Signore, da preparare giorno dopo giorno, perché si muore come si è vissuti, e preparare giorno per giorno, dicevo, perché si muore così come si è vissuti, e quindi preparandosi continuamente, con una vita di comunione con Gesù, una vita di santità, però poi certamente nel momento in cui si approssima l'appuntamento con sorella morte corporale, ci sono dei sacramenti specifici che la Chiesa mette a disposizione dei fedeli, il più conosciuto dei quali è l'unzione degli infermi, ma vedremo che sono un complesso di sacramenti, alcuni certamente non caratterizzati soltanto nel momento della morte, ma che si vivono anche in altri momenti. L'Eucaristia, vedremo che l'ultima comunione assume una forma, una caratteristica e anche un nome, una connotazione ben specifica, peculiare, particolare. Ed oltre ai sacramenti c'è anche un'importantissima azione ecclesiale che è l'ordo che è un tempo si chiamava Ordo Commendationis Animae, cioè che è la raccomandazione dei moribondi a Dio. Anche questa, insomma, a livello pastorale, noi parroci credo che abbiamo un dovere quantomeno di informare i fedeli che c'è anche questo, cioè dopo aver amministrato i sacramenti ultimi, quando arriva proprio il momento dell'agonia, c'è questa bellissima preghiera della Chiesa, nella forma antica, per la verità, è veramente qualcosa di spettacolare. Ecco, ci sono delle invocazioni e delle preghiere molto molto belle, ma anche, insomma, nel nuovo rituale dell'ordo della raccomandazione dei moribondi c'è comunque l'essenziale di ciò che è importante per accompagnare, anche con la presenza della preghiera sacerdotale, insomma, di un sacerdote, un'anima all'incontro con il Signore. Per la verità, se mi posso permettere, ci sarebbe addirittura anche un ulteriore corredo da fornire, se così si vuole, ai defunti, questa volta di tipo devozionale, ma non certamente da trascurare, che è la coroncina della Divina Misericordia. Ecco. Penso che si possa parlare serenamente di questa cosa perché la santa donna per mezzo della quale il Signore si è servito per divulgare questa semplice ma potente preghiera è ora una santa canonizzata, e addirittura la festa che Gesù chiese in suo onore a questa donna è stata istituita dalla Chiesa, e nella novena preparatoria a questa festa c'è questa preghiera, no? La cosiddetta coroncina alla Divina Misericordia, che il Signore ha raccomandato in maniera particolare per la buona morte, quindi per ottenere la grazia della buona morte, della conversione anche dei peccatori in punto di morte, insomma, quindi è una cosa molto molto raccomandabile. Quindi capiamo l'ambito entro cui ci muoviamo. Non dobbiamo essere nemmeno sciocchi perché oggi c'è un clima buonistico e smielato, cioè che c'è un'opinione diffusa, magari non a livello esplicito, ma a livello sicuramente implicito, cioè di fatto, che dopo la morte o non c'è più niente, oppure se dovesse esserci qualcosa, vanno tutti in paradiso. Questa posizione che, insomma, mi verrebbe da definire, come dire, assolutamente ereticale. Perché per
Per secoli i santi ci hanno insegnato, e lo diciamo anche ogni giorno nell'Ave Maria, che il momento della morte è un momento molto serio. Quindi è un momento certamente, come dire, solenne, impegnativo e, mi si perdoni, anche pericoloso. Nel senso che se si legge la vita dei santi, gli scritti dei santi, il pensiero degli autori spirituali, sono sempre stati concordi nel dire che al momento della morte, anche se si legge il racconto delle morti di tanti santi e sante canonizzati, si concentrano gli attacchi dei demoni per fare in modo di portarsi quell'anima all'inferno, perché è l'ultima chance. E che tipi di attacchi sono? Se l'anima non sta in grazia di impedirle di pentirsi, di fare almeno quell'atto estremo che almeno la salvi dall'inferno per la divina misericordia. Se l'anima sta in grazia di farle fare qualche peccato, spesso in questa letteratura si legge come dire, il peccato di disperazione, pensare insomma che, non sia, che Dio non ci abbia perdonato i nostri peccati, insomma, che non sia possibile attingere alla salvezza, addirittura peccati di mancanza totale di fede, no, è tutta una bugia, Dio non esiste, adesso qui muoio e me ne vado sotto un metro di terra. Quindi, dentro tutto, cioè, di questo occorre prenderne atto, cioè, così come occorre prendere atto, mi si perdoni amici e amiche carissime, del fatto che la vita cristiana in particolare, è una cosa assolutamente bella, ma è anche una cosa molto molto seria. Cioè, le scelte con cui noi ogni giorno costruiamo la nostra esistenza hanno delle conseguenze. Non è la stessa cosa orientarsi in un modo oppure in un altro, non è la stessa cosa commettere un peccato mortale o non commetterlo, non è la stessa cosa non aver mai commesso certi peccati o averli commessi, d'accordo? Non lo è affatto. Non è la stessa cosa dinanzi a scelte delicate di vita fare una cosa o la sua opposta, perché quando ci sono due cose di cui una va in una direzione e non è opposta, sovente accade, molto spesso, che una è giusta e l'altra è sbagliata. Altro è fare la cosa giusta, altro è fare la cosa sbagliata. Cioè, non bisogna mai cadere in una visione, come dire, ingenua, edulcorata e falsa in ultima analisi, sia della vita che della morte. La vita è una realtà meravigliosa, è una cosa bellissima, ma è anche una realtà seria. La vita terrena ci è data noi da Dio per raggiungere attraverso l'esercizio delle virtù, quantomeno la salvezza, possibilmente anche la santità. Ma questa non è una cosa scontata, d'accordo? Perché la salvezza dell'anima è il grande obiettivo della nostra esistenza. Si legge nelle lettere di San Pietro: mentre conseguiamo la meta della nostra fede, cioè la salvezza delle anime. San Paolo, al termine della sua vita, può scrivere: ho combattuto una buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Mica è detto che te la conservi fino alla fine la fede, eh? Non è affatto detto, Padre Pio ogni giorno pregava al Signore che gli desse la grazia di custodire la sua fede fino alla morte e di perseverare fino alla fine. È una grazia straordinaria che bisogna impetrare e che bisogna mettersi in condizione di poter ricevere, quella della perseveranza finale. Non è una cosa scontata. Cioè, noi dobbiamo sempre alla scuola di chi ne sa più di noi. Cioè, io sono sempre molto, molto sconcertato, preoccupato e esterrefatto a volte, cioè, dinanzi all'oblio che sembra esserci stato
da parte dell'uomo contemporaneo, non esclusi gli ambienti ecclesiali, dei grandi insegnamenti, delle grandi testimonianze che ci hanno dato i giganti che ci hanno preceduto. Cioè, i santi è tutta quanta una congerie di scrittori autorevoli, ecclesiastici. Non si possono mettere nel dimenticatoio e pensare che erano, come dire, era roba d'altri tempi, adesso le cose sono cambiate, quindi come dire, ci regoliamo diversamente. Io, insomma, non credo affatto di avere, come dire, pregate per me la bellissima e meravigliosa virtù dell'umiltà, che è una delle più belle virtù a cui si possa aspirare perché ci rende tanto simili a Gesù e Maria, no? Però, insomma, un minimo di buonsenso, insomma, no? Cioè, chi di noi può mettersi oggi, per esempio, alla festa di San Giovanni Crisostomo? Ma di chi vogliamo parlare? Ma sappiamo chi è San Giovanni Crisostomo? San Giovanni Crisostomo è stato un fenomeno, è stato, insomma, no? Cioè, se uno, come mi è successo, legge le biografie, le vite, scritti di qualche santo, ma si mette sottoterra, ma non è essere umili, d'accordo? È essere semplicemente oggettivi, è essere realistici. Questa è gente che sta su un altro pianeta, che, cioè, che è di un calibro differente. Cioè, uno può anche provarci, a me piacerebbe tanto percorrere questa via, ci provo, ma con scarsissimi risultati. Allora dico, come si fa dinanzi all'autorevolezza di questi giganti a dire vabbè, chi se ne importa, me ne infischio di quello che hanno detto. Quindi, cioè, tutte queste cose sono cose, sono cose, a mio avviso, su cui riflettere. Bene, veniamo adesso allo specifico della nostra serata. Allora, premesso tutto quello che ci siamo detti la volta scorsa, che per noi la morte non è uno spauracchio, per un figlio di Dio la morte è un appuntamento a cui ci si prepara giorno dopo giorno, perché ripeto, si muore così come si è vissuti. Quindi c'è una preparazione anzitutto remota alla morte, che è data dalla nostra vita di ogni giorno. L'arco della giornata, come dire, sintetizza in piccolo, in nuce, quella che è l'esistenza umana. Una giornata comincia con l'alba, termina con il tramonto e con la notte, quindi con il momento in cui ci addormentiamo. Apriamo gli occhi e ci addormentiamo. Una giornata è appunto la figura della vita. Abbiamo aperto gli occhi a questo mondo, verrà un giorno in cui, come diceva il buon Leopardi, arriverà la fata al quiete, quindi l'ultimo sonno. Quello da cui non c'è risveglio in questo mondo. Ecco perché la Chiesa, nella sua sapienza, no, cioè abbiamo insegnato fin dal Catechismo, e questo mi raccomando, ricordiamolo, insomma, io ho imparato nella mia esperienza sacerdotale di non dare mai nulla per scontato, cioè le preghiere del mattino e della sera, amici miei, guardate che si devono fare tutti i santi giorni. Perché non è la stessa cosa iniziare la giornata. La prima cosa che si fa quando uno si sveglia, prima delle altre cose, tu ti prendi quei 5 minuti e li consacri a Dio. Non andare subito a gironzolare, a far colazione, a prendere il caffè, tu ti svegli e immediatamente offri la giornata, fai il Padre nostro, fai l'Ave Maria, il gloria del Padre, il Credo, l'atto di fede, l'atto di speranza, l'atto di carità, il ti adoro. Cioè, subito. È un gesto dal significato simbolico immenso, cioè io, Signore mio, non faccio niente, non comincio la giornata se prima non ti ho lodato, benedetto, non ho rinnovato la mia fede, non ti ho chiesto l'aiuto, perché in questa giornata, questa possa essere un'altra grande giornata. Perché per noi ogni giornata dovrebbe essere una grande giornata. Cioè una giornata in cui siamo cresciuti un po' di più in grazia e in santità. I Vangeli dicono di nostro Signore, cresceva in sapienza, età e grazia. Ecco. E la sera, prima di andare a dormire, le preghiere della sera, tra cui c'è l'esame di coscienza, per ricordarci,
Ma se il nostro Signore mi chiamasse adesso, se questo non fosse il sonno della notte, quindi il sonno da cui domani mattina si presume, che non si poteva mai esserne sicuri, che dovrei svegliarmi, ma se questo fosse l'ultimo sonno, sarei pronto ad andare incontro al mio Signore, al mio amico, cioè è mio amico, vado a dormire in grazia di Dio. Io sinceramente, più passa il tempo, più mi chiedo come faccia chi disgraziatissimamente vivesse in una situazione grave di peccato ad andare a dormire tranquillo la notte. Cioè, la morte non è che ci bussa, la morte a volte può cogliere all'improvviso. Una volta c'era una preghiera, salvaci dalla morte improvvisa. Adesso nella mentalità neopagana, se qualcuno muore, che ne so, gli viene un infarto mentre dorme, reazione, sì, magari era giovane, però beato lui perché non se n'è neanche accorto. Ma siamo sicuri che sia beato lui? Beato lui se ha fatto una vita santa, era pronto, non c'ha nessun peccato grave che non aveva confessato, e quindi, vabbè, beato lui. Ma ordinariamente beato lui si dovrebbe dire a chi ha la possibilità di prepararsi alla morte. E se mi si permette, senza che questo sembri una cosa strana, né che susciti reazioni con gesti apotropaici, se si soffre un po' prima della morte, non è che sia una così grande disgrazia. Io continuo a ripetere, amici miei, cari, attenzione a come noi ci relazioniamo con la sofferenza e con la morte, perché qui si gioca molto della nostra fede. Il Vangelo di domenica scorsa, ci ho fatto un'omelia, adesso questa è una cosa contingente, cioè quando c'è la diatriba, no, tra Gesù e San Pietro, cioè prima San Pietro lo riconosce come il Messia e si becca i complimenti di Gesù e lo nomina Papa, dopodiché subito dopo Gesù gli parla di croce e Pietro gli dice: Oh, ma Gesù dice: Vattene via, Satana. E subito dopo continua: Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, e chi la perderà per me, per il Vangelo, la troverà. Cioè, la croce e la morte sono discorsi che Gesù ha fatto apertamente per la prima volta, proprio quando davanti a tutti è stato proclamato nella sua più vera e più profonda identità. Cioè, tu ci credi che io sono il Messia e che sono Dio? Sta attento che io porto nel mondo un capovolgimento di mentalità. Ciò che l'uomo considera il male assoluto e che fugge, guardiamoci un pochino intorno per renderci conto delle cose, terrorizzati dalla malattia e dalla morte, per i miei discepoli, ma per carità di Dio, non sono affatto fonti di terrore, mali assoluti da evitare. Noi abbiamo solo un male da evitare, solo una disgrazia. Il male è il peccato, la disgrazia è non essere più uniti in comunione di vita e di amore e di fede con Gesù. Non ci sono altre cose che ci preoccupano e che ci dovrebbero preoccupare. Non ci stanno. Non è che quando c'è la salute c'è tutto, e nemmeno quando c'è l'amore c'è tutto. Noi dovremmo dire quando c'è la fede c'è tutto. La fede con tutto il corollario di quello che viene dietro. Se c'è la fede vera c'è anche la speranza, c'è anche la carità e tutte le virtù cristiane, se c'è la fede degna di questo nome. Ah, dette tutte queste cose, quindi premesso che ci si prepara alla morte con la preparazione remota, poi c'è anche la preparazione prossima. Nel rituale attualmente in uso nella Chiesa Cattolica si trovano almeno tre forme di amministrazione dei sacramenti dell'ambito dell'unzione degli infermi. No, cioè la forma ordinaria del sacramento dell'unzione degli infermi. Perché il sacramento dell'unzione non si dà soltanto a ridosso della morte,
dicono le nuove rubriche, per questo che hanno anche preferito chiamare unzione degli infermi non estrema unzione. Ma si può dare anche in presenza di una malattia seria, grave, alla vigilia di un intervento chirurgico. Certo, l'intervento chirurgico non può essere che se io che mi si è storto sto dito un anno fa, decidessi un giorno di andarmi a fare addrizzare, ammesso che si addrizza, questo è il dito mignolino sinistro della mano, non credo che chiederei olio santo prima di fare questo intervento, perché sarebbe una pazzia, insomma, no? Ecco, quindi ci vuole una malattia seria, o anche, dicono sempre le rubriche, se una persona comincia a diventare molto anziana, anche che non sta a ridosso della morte, può ricevere questo sacramento nella forma prima e ordinaria, cioè si dà il sacramento dell'unzione, quindi attraverso la formula propria, poi adesso lo andremo a vedere, si premette la confessione sacramentale, si prende la comunione nella forma ordinaria, non nella forma del diacono, del viatico. Questo è il rito, diciamo così, ordinario. Poi c'è il rito continuo, come si chiama, con il viatico. Cosa c'è? Il rito continuo vuol dire che si danno i sacramenti per la buona morte. Vuol dire che il rito continuo con il viatico si dà come si sarebbe dato un tempo l'estrema unzione. Quindi quando è fondato e reale il pericolo di morte e la persona è cosciente, perché per fare è cosciente sta per esempio anche in condizione di poter assumere l'ostia, di poter deglutire anche magari un frammento piccolo, però sta in condizione, quindi di poter ricevere tutti i sacramenti, quindi è in condizione di confessarsi, è in condizione di partecipare alla preghiera dell'unzione, è in condizione di ricevere il viatico. Ora, in questa forma, che è molto bella, ci sono delle caratteristiche che non ci sono nella forma ordinaria. La prima è che dentro questo contesto c'è la cosiddetta indulgenza plenaria in articulo mortis, cioè dopo la confessione del moribondo, il sacerdote ha dalla sede apostolica la facoltà di poter amministrare una particolare forma di indulgenza plenaria che si chiama appunto l'indulgenza in articulo mortis. Questo significa che, pensate un po', se il moribondo che ha appena fatto la confessione sta per ricevere la comunione e dirà anche il credo durante il corso della preghiera dell'amministrazione del sacramento, se, come insegna la Chiesa, il moribondo è arrivato a quel momento con il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale, saremo in paradiso, perché l'indulgenza plenaria c'è. Sappiamo che la Chiesa insegna che perché ti arrivi come plenaria ci vuole questa particolare condizione interiore che non è molto frequente, eh? Cioè il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale significa, volendolo tradurre in un esempio comprensibile, facciamo l'esempio classico del peccato veniale classico, la bugia bianca come la chiamano, che bianca non è mai che sempre nera la bugia, è sempre peccato. La bugia di scusa, meglio, è il classico esempio di peccato veniale per la sua materia lieve, però è un peccato perché trasgredisce l'ottavo comandamento, non è una mancanza, un'imperfezione né, come dire, un peccato di debolezza o di difetto, è un peccato. Ecco, allora tu prendi l'indulgenza plenaria se dinanzi al peccato volontario, quindi anche piccolo, perché la bugia è proprio il peccato volontario per antonomasia, perché uno per dire una bugia ci pensa e poi la dice, d'accordo? Prova nel fatto che quando uno non vuole dire le bugie, pensa come non dire una bugia senza dire tutto. Ecco, quindi se uno ha nel cuore: io piuttosto mi faccio ammazzare, piuttosto che dire una bugia, beh, è molto probabile che questo abbia il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale. Quindi quell'indulgenza gli viene come plenaria. Chiesa insegna, se questo requisito interiore, che solo Dio conosce perfettamente,
tra l'altro, neanche noi possiamo saperlo di noi stessi. Non c'è, l'indulgenza ti arriva come parziale, però comunque l'indulgenza ti arriva. Si pensi al gravissimo danno che si arreca a un moribondo se il moribondo di sua iniziativa o la falsa compassione dei familiari lo priva di dare beneficio. L'indulgenza penale in articolo mortis. Subito dopo c'è la recita del credo, cioè la recita del credo in forma dialogante, cioè il sacerdote interroga il moribondo e dice: tu credi in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? E risponde: credo, credo in Gesù Cristo. Quindi bellissimo, prima dell'unzione c'è questo gesto meraviglioso. Poi c'è un'altra cosa bellissima all'interno del sacramento, quindi prima dell'unzione con l'olio, che adesso si fa, a differenza di un tempo, solo sulla fronte e sulle mani. Prima un tempo si toccavano tutti quanti i sensi con cui si poteva aver peccato, quindi gli occhi, la bocca, le orecchie, e per ogni senso che si toccava, oltre alla formula in uso attuale, per questa santa unzione, l'odovissima misericordia, eccetera, eccetera, ti concede. E perdonando, c'era la nomina per i peccati commessi con gli occhi, con i sensi, con le orecchie, con le mani, con la bocca, con i piedi, eccetera, eccetera, no? Vabbè, adesso queste sono le forme che variano, ma la sostanza, grazie a Dio, rimane integra, no? Prima dell'unzione, però, c'è un altro gesto bellissimo, che è l'imposizione delle mani. Toccando con le mani sulla testa del moribondo. Il sacerdote impone le mani, dice il rituale, senza dire nulla. Gesto meraviglioso, perché quando un sacerdote ci impone le mani consacrate con il crisma, è una cosa bellissima. E attenzione, queste cose si realizzano attraverso il proprio il contatto, cioè le mani sulla testa, se le devi proprio mettere. La nostra vita liturgico-sacramentale, pensiamo ai passi evangelici, no? Uno l'abbiamo sentito abbastanza di recente durante la liturgia, la guarigione del sordomuto, quindi Gesù che tocca le orecchie, tocca addirittura la lingua del muto con la sua stessa lingua, quindi questi contatti, touch proprio. I sacramenti funzionano così e anche i sacramentali. Bellissimo, no? Il sacerdote in silenzio impone le mani e poi conferisce l'unzione. Dopodiché c'è il Padre Nostro, alcune preghiere di ringraziamento. E nel rito continuo con il viatico, appunto, si dà la comunione dicendo, c'è una formula leggermente diversa, il corpo di Cristo, Amen, egli ti custodisca per la vita eterna. Quindi è l'ultima comunione. Attenzione, figlioli miei cari, perché per conoscenza, io tante volte l'ho detto, la comunione in punto di morte è, secondo la legge della Chiesa, obbligatoria. Sapete che è tuttora vigente la legge della Chiesa, che ovviamente è una legge che è fatta non per i giusti, ma per i peccatori, quindi non per chi fa sempre regolarmente la comunione, vive in grazia, magari va messa tutti i giorni e cose di questo genere. Per queste persone questa legge non serve. Ma per i cattolici che hanno una vita, insomma, un po' distante dalla pratica, dai sacramenti, la Chiesa dice: attenzione. Gesù ha detto nel Vangelo: se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Ecco. Allora, noi non possiamo queste parole di Gesù prenderle e mettercele sotto i piedi, quindi poter fare a meno vita naturale durante della comunione sacramentale. Quindi la Chiesa dice: sta attento, almeno una volta l'anno tu la comunione la devi ricevere. Ecco perché c'è la confessione e la comunione almeno a Pasqua. E attenzione, non farlo, oltre che essere una cosa che mette in pericolo la salvezza della tua anima, è anche di per sé un peccato.
perché trasgredisce una legge positiva della Chiesa. È il motivo per cui il sacerdote, quando non gli viene detto al penitente, chiede al penitente da quanto tempo non ti confessi. Non è che uno si vuole fare gli affari del prossimo, vuole fare questa fastidiosa domanda, ma perché se uno dice non mi confesso da 10 anni, sta già confessando 10 peccati per il fatto di aver omesso per 10 anni di seguito la confessione, che va fatta anche questa insieme alla comunione almeno una volta all'anno. E l'altra comunione da fare è la comunione in punto di morte, il viatico. Del viatico. In tutte le altre circostanze, la comunione è raccomandata dalla Chiesa, raccomandata fino al punto che la Chiesa gioisce se qualcuno dei suoi figli o delle sue figlie ama così tanto l'Eucaristia da desiderare ed anche accostarsi, evidentemente mantenendolo nel cuore le disposizioni alla comunione quotidiana. Questa è la cosa più bella che possa esistere. È cosa già molto buona essere in condizione di frequentare la messa domenicale e nelle messe domenicali essere sempre in condizione di ricevere la comunione. Ma a Pasqua e in punto di morte c'è l'obbligo. Quindi capiamo, no? La terza forma di amministrazione del viatico è il rito continuo senza il viatico. Quando è che è opportuno amministrare questa forma? Quando il moribondo non ci sta più con la testa, non è più cosciente. Quindi non può confessarsi. Può ricevere l'indulgenza plenaria in articolo mortis, sì, però senza la confessione, e riceverà poi l'unzione, ma senza la comunione perché non sta in condizione di riceverla, mentre l'unzione si può dare anche a chi è incosciente, l'importante è che sia ancora vivo. Questo sacramento deve essere amministrato evidentemente a chi è ancora vivo, e si può dare, diciamo così, a chi è incosciente se lo chiedono i familiari, se si presume, se si può ragionevolmente presumere che il diretto interessato l'avesse l'avrebbe chiesto se era in condizione di poterlo fare. Se dovessero capitare casi estremi, insomma, che ne so, di un ateo manifesto, di uno, insomma, che Dio non voglia avesse fatto dei gesti di presa di distanza dalla Chiesa Cattolica, quindi che c'è una situazione borderline oggettiva, chiaramente. Non si potrebbe amministrare il sacramento. Quindi questo è un pochino la situazione. Dopo l'unzione, appunto, accennavo, c'è l'ordo commendationis anime, quindi la raccomandazione a Dio delle anime dei moribondi. Una preghiera, anche questa, che è liturgica, perché c'è un testo approvato dalla Chiesa che il sacerdote legge, bellissimo, con tutta quanta una serie di invocazioni, stralci di salmi e invocazioni, letture bibliche anche, con cui il sacerdote, parroco in particolare, che ha il dovere gravissimo di amministrare questo sacramento ogni volta che gli viene ragionevolmente richiesto, a qualunque ora del giorno e della notte, tra l'altro, e che vorrebbe essere proprio, ecco, l'ultima preghiera, quello che si fa proprio a ridosso e che accompagna placidamente l'anima alla buona morte, quella che tiene lontano anche i diavoli. Ma pensate che grazia morire in questo modo, no? Che bello! Dopo che per una vita abbiamo chiesto alla Madonna prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amen, no? Quindi morire con il proprio parroco che sta pregando per te vicino al tuo letto. Ma non è una cosa bellissima questa preghiera? È auspicabilissima. Sono cose importanti. Cioè, qualcuno in qualche commento di Facebook scrive: se c'è la morte improvvisa, si vede che si è collegato in ritardo, ne ho già parlato. Un tempo si pregava al Signore: salvami dalla morte improvvisa, che non è tutta quanta questa grande benedizione.
Se ci dovesse essere una morte improvvisa, tuttavia, se uno si è preparato per tutta la vita alla morte, cioè ne ho già parlato con la preparazione remota, noi dovremmo essere in grado di essere pronti alla morte in ogni momento. Questo Gesù lo dice nei Vangeli, no? Nelle parabole dove parla del servo, fanno vedere, che siccome il padrone è tardo a venire, non sta più al lavoro, ma mangia, beve e si ubriaca, no? Tenetevi pronto per il ritorno del padrone. Quando? In ogni momento, in ogni istante. Sei pronto? Cioè, io ogni volta che celebro un funerale, ogni volta, spesso, non proprio sempre, ma durante, diciamo, le parole dell'omelia funebre, gli dico a vedere, dico, guardate, adesso c'è lui qui, c'è lei. Ma ogni volta che partecipiamo a un funerale dobbiamo ricordare che un giorno ci staremo noi dentro quella bara. Se oggi ci fossi tu dentro quella bara, che gli racconteresti al nostro Signore? Sei pronto alla morte? Sei pronto all'incontro con Lui? Io sono pronto all'incontro con Lui? Ecco, dicevo che oltre a questa forma di accompagnamento liturgico, per il moribondo è altamente raccomandabile la coroncina. Io quando riesco, quando posso, evidentemente faccio sempre prima la preghiera liturgica, la raccomandazione dell'anima, e mi trattengo con i cari a fare anche la coroncina della Divina Misericordia, che Gesù ha raccomandato per le anime dei moribondi. Come strumento meraviglioso e efficacissimo. Ecco. Quali sono gli effetti del sacramento dell'unzione? Così importanti e belli. No, li leggiamo un attimo insieme. Allora, anzitutto, l'unzione fa crescere ulteriormente la grazia santificante. Perché il sacramento dell'unzione è un sacramento dei vivi, ecco perché è ordinariamente preceduto dalla confessione. Non si può ricevere lecitamente questo sacramento se non si è in grazia di Dio. Il sacramento dell'unzione, udite, udite, cancella i peccati veniali, li cancella. E anche i mortali che la persona inferma, purché avesse almeno l'attrizione, non fosse in grado di poter confessare. Pensate un po', qualche autore, non mi sembra, a quanto mi ricordo, che questo sia stato recepito dai catechismi, ma come possibilità non mi sembra al tempo stesso del tutto remota, afferma che tra i peccati perdonati con il sacramento dell'unzione ci sono anche i peccati dimenticati, quindi quelli che non sono mai stati confessati, perché con tutta quanta la buona volontà che magari uno ci avesse anche messo per preparare la confessione generale, non si ricorda più. Cioè, noi anche quando facciamo la confessione generale e dobbiamo prepararla bene. Cosa si dice nella confessione generale? Tutto quello che mi è venuto in mente dopo che cercavo di fare bene l'esame di coscienza, non così alla Carlone, in maniera superficiale, anche prendendomi tempo, anche facendo un ritiro, anche prendendomi dei giorni, quarto d'ora, 20 minuti al giorno, in cui rientro in me stesso, passo in rassegna gli anni della mia vita, prendo qualche appunto. Però per quanto uno possa essere diligente, la nostra natura è tale che qualche cosa se la dimentica. E qualcuno dice: il sacramento dell'unzione copre anche questi. Bello, no? Poi il sacramento dell'unzione dà la forza di affrontare pazientemente la sofferenza, perché la sofferenza certamente noi l'abbracciamo con amore, ma quando uno sta sotto il peso di una sofferenza molto forte,
ha bisogno dell'aiuto e della grazia di Dio. La sofferenza, sì, il Signore ce l'ha proposta come medicina. Lui stesso è salito sulla croce prima di noi, ma non è una cosa gradevole. Né è semplice affrontare la sofferenza, la malattia, con animo sereno, quindi abbracciando con amore la croce che il Signore ci dona, offrendo la nostra sofferenza. Volevo dire un'altra cosa, una cosa che si legge nelle opere di Sant'Alfonso. Capiamo quanto è importante prepararsi alla morte. Ma se una persona che vede avvicinarsi la morte o che ha una malattia fa l'offerta della vita, cioè dice al Signore: bene, Signore mio, tu mi hai dato la vita, adesso forse sta arrivando la morte, io molto volentieri te la offro e te la do. Quindi vive la morte come atto non soltanto che subisce contro la sua volontà, ma come atto che santifica con un atto di offerta della propria volontà. Questa opinione di Sant'Alfonso. Sant'Alfonso è, oltre che vescovo, dottore della Chiesa, dice che chi fa questa cosa qui non si fa il purgatorio. Quindi si può santificare la morte, ma altro che si può sacrificare la morte. Guardiamo come ha sofferto Gesù in croce, no? Gesù ha sofferto in croce come è morto. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Lui stesso ha accettato la morte. Anche la sua morte personale, non soltanto tutto quello che ha fatto per la nostra salvezza, come atto di offerta, dandoci buon esempio. Ancora, tra gli effetti del sacramento, resistere alle tentazioni. Noi non sappiamo che succede in quei momenti, perché nessuno di noi ci è già passato, no? Sicuramente la grazia per resistere alle tentazioni bene ci farà. Non è un caso che ogni giorno noi chiediamo alla Madonna prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte, perché in quel momento le grazie ci vogliono. E come? E se c'è un sacramento che te le dà, prendilo. Resistere alle tentazioni e morire santamente, una santa morte. Donaci una santa morte. Preghiamo mai in questo modo al Signore. Fa che possa morire santamente. La santa morte. C'è un celebre film di Mel Gibson dove William Wallace dice una grande frase a effetto: no? Tutti muoiono, ma non tutti vivono veramente. Frase verissima, bellissima, insomma, no? Noi cristianamente dovremmo dire tutti muoiono, ma non tutti muoiono santamente. Non tutti fanno una santa morte. Tutti muoiono, ma non tutti vivono preparandosi giorno dopo giorno a questo grande appuntamento. San Francesco diceva: Laudato sia, o mio Signore, per sorella morte corporale, dalla quale null'uomo può scampare. San Francesco aggiungeva: guai a coloro che saranno colti dalla morte nell'ipeccata mortali. Beati coloro che così non staranno, perché ad essi la seconda morte non potrà fare alcun male. Libro dell'Apocalisse. La morte corporale è eredità comune dei figli di Adamo. Non è questo il problema. Il problema è la seconda morte, non la prima. Qual è la seconda morte? È la dannazione eterna. Quello è un grosso problema. Ma la seconda morte si evita non certamente esorcizzando la prima e non pensandoci mai, che quando si parla della morte, ecco, si moltiplica nei gesti aprotropaici. Ma il guaio grosso è la seconda. Ultimo effetto, però è un effetto, come la Chiesa insegna, accidentale del sacramento, cioè non è un effetto essenziale, ma può dipendere dal sacramento,
è recuperare la sanità, cosa che accade solo se Dio vede, sa vede o sa che quella cosa è bene per l'anima. Il sacramento dell'unzione può causare la guarigione, ma non è questo il motivo per cui si amministra. Ecco perché si parla di effetto accidentale. Diciamo che le motivazioni principali, fondamentali di questo sacramento sono tre: remissione dei peccati, grazia di affrontare santamente la sofferenza, grazia di affrontare santamente la morte. Sono cose belle, sono cose grandi e sono cose importanti. Non lasciamo morire i nostri cari senza i sacramenti. E preghiamo il Signore che ci conceda la grazia anche a noi di poter lasciare questo mondo con questa splendida dotazione. Che altro dire? Chiudiamo con un cenno a ciò che accade ad un cristiano subito dopo la morte. Ci sono degli atti ulteriori, sempre fatti dal parroco. Il primo, la benedizione della salma. C'è un momento in cui il parroco visita la famiglia, benedice la salma, prega subito per l'anima del defunto, prega per i familiari. Anche qui c'è un aspetto liturgico, perché è proprio previsto, ecco, dal rituale delle esequie. E anche qui ci può essere un momento devozionale molto importante, che certamente tutti quanti i miei confratelli avranno modo di curare, che è la recita del rosario, il suffragio dell'anima purgante, dell'anima che si spera essere purgante, perché capite, se l'anima sta in paradiso, la preghiera non serve, se l'anima sta all'inferno, la preghiera non serve, la preghiera serve perché assai. Sovente, assai di frequente un'anima va in purgatorio, andare direttamente in paradiso. Anche qui adesso dirò qualcosa per quanto riguarda le esequie, non è cosa così frequente. Io non è che voglio rovinare la vita alle persone, però anche qui bisogna essere abbastanza seri, insomma, no? Al paradiso non si accede se si ha anche un'imperfezione minima, non corretta e tra l'altro non riparata. Perché Dio è la perfezione assoluta. Non si tratta soltanto di un problema di dignità, ma se non c'è un grado di purificazione estremo, l'anima non è in grado di sostenere la vista della Santissima Trinità. È come quando uno guarda il sole. Noi non possiamo fissare direttamente il raggio del sole in questo mondo. Abbiamo bisogno, perché la luce del sole abbaglia la nostra vista, cioè noi godiamo degli effetti del sole, meno male che c'è, ma se ci mettiamo a guardarlo direttamente, anziché godere la bellezza del sole, ci accechiamo. Un'anima che non è purificata anche dalla più piccolissima macchia di imperfezione, anziché godere come godremo, speriamo, ecco, della ineffabile e impressionante beatitudine, sarebbe folgorato, sarebbe abbagliato. Dalla luce dell'Altissimo. Questo è un momento molto molto bello. Poi ci sono le esequie. Anche qui. Nelle esequie il rituale raccomanda di evitare qualunque forma di elogio funebre. Non si fanno gli elogi funebri. Cioè, l'omelia che il sacerdote deve fare deve essere un'omelia dove si parla delle verità di fede connesse
al morire, quindi della vita eterna, dei suffragi del purgatorio, della risurrezione della carne, di qualche aspetto di quello che la Chiesa fa durante le esequie, non so, l'incenso con cui si incensa la salma, il fatto che c'è il cielo pasquale benedetto, insomma, no? Esortare anche i presenti a confrontarsi col problema della morte, anche un momento dove pastoralmente, affluendo molte persone funerarie che non ci stanno mai in chiesa, un parroco che abbia la prudenza e la sapienza pastorale può cogliere da questa occasione un momento per lanciare un messaggio certamente delicato, perché le circostanze sono non belle, però anche magari qualcosa di efficace, no? Perché le esequie sono la prima messa di suffragio, la grande messa di suffragio, anche questo è uno dei temi dell'omelia, comincia dopo la morte, da parte delle persone che hanno voluto bene al defunto, l'accompagnamento del suo percorso post mortem. Ci vogliono i suffragi, le messe vanno fatte celebrare, sempre raccomandato. Non abbandoniamo i nostri cari, fare celebrare messe su messe su messe, le messe gregoriane, i rosari per i defunti, la corona dei 100 requiem. Oh, e poi ci sono le visite al cimitero con i sacramentali che si possono usare al cimitero, che sono l'acqua benedetta e i ceri benedetti. E a questo proposito, ricordo che è tuttora valido un documento uscito nel 2014, se non ricordo male, della Congregazione dell'Ottina della Fede, c'era ancora il Cardinal Müller, che, come dire, stigmatizzava questa pratica sempre più diffusa anche tra i cattolici della cremazione. Ora, è vero che oggi la Chiesa permette, consente le esequie di chi si fa cremare purché risulti che questo fatto non sia fanno, che questa pratica non sia stata scelta a sfregio del dogma della risurrezione della carne. Ma in quella istruzione c'è anche scritto che queste cose qui non è la norma per noi figli di Dio, perché i cimiteri ce li siamo inventati noi. Se uno vede i cimiteri pagani, basta che va a Pompei, vedrà che i cimiteri pagani erano fatti con le urne cinerarie, cioè dare fuoco al cadavere, disperdere le ceneri oppure custodire le ceneri, è un rito pagano di per sé. Poi, certamente non significa che chi lo fa è pagano per forza, d'accordo? Ci possono essere motivazioni di altro genere, però bruci una persona e già gli fai perdere una serie di suffragi post mortem. E anche a mio avviso alcuni delle esequie, perché durante le esequie il sacerdote incensa il corpo, il sacerdote asperge il corpo con l'acqua benedetta. Non sono gesti che si fanno tanto per farli, perché il corpo, certamente quello è un corpo senza anima, quello è un corpo che risorgerà. Cioè, le salme sono, l'esame dei battezzati sono corpi esanimi di un'anima che però è stata battezzata. Quel corpo ha ricevuto, quando c'era l'anima, quante volte la comunione, ha ricevuto i sacramenti. Quindi non è, quindi la diffusione anche tra molti battezzati, chiamarli credenti è tutto da dimostrare, della pratica della cremazione, ripeto, per quanto sia oggi consentita, permessa, meglio sarebbe dire, dalla legge della Chiesa, non è certamente ciò che la Chiesa raccomanda affatto. Qui c'è sempre, come tutte le cose, sono le cose di questi tempi. Permettere una cosa è sempre, a mio avviso, operazione pericolosa. Poi certamente io sono l'ultimo parroco di una delle parrocchie più piccole, oltre che della mia diocesi, forse d'Italia, forse anche del mondo, quindi ho ben poche voci in capitolo. Però
Credo che sia sempre una cosa saggia, ecco, riflettere prima di dare qualche permissione. È vero che ci sono alcune cose che, non essendo intrinsecamente cattive, perché devi proibirle in maniera assoluta? Questo è vero. Solo che c'è un pericolo, noi dobbiamo fare sempre i conti con l'essere umano, che se una cosa comunque è permessa, quindi vuol dire che di per sé non è cattiva, se tu la permetti, apri una porta. E generalmente una cosa che nasce come permessa diventa poi la cosa a regola. Si guardi, adesso a prescindere da tutto il marasma che poi è successo con la situazione che, come tutti sappiamo, stiamo vivendo, si guardi quello che è successo con la pratica della comunione in Ma. Nacque alla fine degli anni 60 come permesso accordato eccezionalmente in circostanze ben circoscritte. Abbiamo visto quello che è successo, insomma, nel giro di 30-40 anni è diventata norma, come dire, di tutte quante le conferenze episcopali praticamente del mondo, tutte, e una volta che è stato detto si può prendere la comunione anche così, la stragrande maggioranza delle persone la vorrà prendere così, in modo tale che una cosa permessa, tra l'altro anche attraverso l'indulto, è diventata la regola, e poi purtroppo adesso, come ben sappiamo, a causa di circostanze contingenti è diventata anche non soltanto la regola de facto, ma anche la regola de jure. Perdonatemi, insomma, considerazioni, diciamo così, pastorali, ecco. Un po' di attenzione sarebbe sempre opportuno adoperarla, no? Quindi per evitare che certi fenomeni, insomma, che nascono appunto come eccezioni, poi non abbiano a diventare le regole. Bene, spero di aver trasmesso il senso, il valore, l'importanza di questo sacramento. Non ci resta che salutarci e darci l'appuntamento alla prossima settimana, dove, a Dio piacendo, ecco, percorreremo l'ultimissima tappa di questo ciclo di catechesi con gli ultimi tre comandamenti che ci separano appunto dalla sua conclusione. La mia benedizione a tutti, che Dio vi benedica e che la Madonna vi protegga, e alla prossima.